Moni, prego, buongiorno, ben trovato. È difficile dire qualcosa che non sia che siamo, come sempre quando ci sono guerre, in presenza di una guerra criminale, perché tutte le guerre sono guerre criminali, nessuna esclusa, e questa lo è con tutta la sua violenza, la sua brutalità, le morti dei civili. Soprattutto, sono sempre il 90-95% delle vittime e personalmente ritengo che è un'illusione pensare che una volta che questa guerra sarà finita, fra virgolette, non sappiamo quando, ha detto bene Alan, tu puoi vincere militarmente e poi perdere perché con l'andare del tempo non puoi tenere sotto controllo militare, un popolo e un intero territorio, però non sappiamo quanto durerà, quanto a lungo e diciamo che o noi usciamo dalla logica delle guerre o ce ne saranno altre, ce ne sono state e ce ne saranno altre. Allora questi morti civili innocenti del popolo ucraino saranno morti in vano se noi non entriamo in un altro orizzonte. Io mi sono battuto contro ogni singola guerra. Non sono un pacifista, anzi pacifista non mi piace perché sembra un insulto. Io sono contro la guerra, ma non della ultima ora. Lo sono sempre stato, sempre. Ricordo che sotto i nostri occhi indifferenti sono stati trucidati decine di migliaia di curdi da un'altra tirannia, quella turca. E adesso assistiamo dall'altra parte, il fronte non occidentale, perché la Turchia è parte della NATO, a un altro macello. Io non so francamente che cosa abbia in testa Putin, è molto difficile saperlo. Non è il nuovo Hitler, anche se è un uomo, è un dittatore, un tiranno anche nei confronti del suo popolo, però certo è un uomo che ha una preparazione non comune e sono francamente stupefatto. Poi per me c'è anche un problema di coinvolgimento personale. Io ho lavorato per alcuni anni con dei ballerini ucraini, ho conosciuto i loro figli, le loro famiglie, erano 5 di Kiev e uno che purtroppo è mancato prima della guerra di Leopoli. E da loro ho imparato molte cose, è stata un'amicizia molto forte. E tra l'altro una cosa che segnalo, senza voler trarre significati unici o dare giudizi, io non li ho mai sentiti parlare in ucraino. Parlavano solo in russo, è una lingua che io conosco. Ma anche quando erano in camerino io passavo e sentivo ridere, scherzare, parlare. Beh, perché c'è una vastissima componente di russofoni in Ucraina. Ecco. Questo è... Ma loro non erano, loro francamente non erano della componente russofona, però parlavano in russo. Poi ho lavorato con un pianista giovane, Pavel Kachinov di Kiev, anche lui, e gli ho chiesto per curiosità allora che lingua parlate in casa, e lui mi ha risposto: noi parliamo russo. Poi naturalmente tutti conoscono l'ucraino. Ho avuto anche un amico carissimo, che è uno dei più grandi violinisti del mondo, che è di Odessa, e anche lui l'ho sempre e solo sentito parlare in russo. Questo complica le cose enormemente. Allora, sentiamo però, su questo, scusate, prima di arrivare... Finisco solo con una cosa. Non ci sono giustificazioni di sorta. Questa è una guerra criminale, punto. È una guerra che farà morti innocenti e quindi... Questo crimine peserà sulla testa di Putin, però cerchiamo di fare che si mantenga libero il nostro giudizio, non entriamo in narrazioni ottimiste quando non ci sono, non criminalizziamo la cultura russa del passato, perché succedono anche queste cose. Su quello sfondi una porta aperta, cioè onestamente Dostoevsky è un gigante del pensiero, della letteratura, lo sarà sempre, qualunque cosa faccia la Russia di Putin. Io sono ebreo. Su questo siamo tutti d'accordo, Mirta, no? È una sbagionata. Io sono ebreo come Alan, ma io non ho mai smesso di ascoltare la musica tedesca, neanche Wagner.
perché è stato un grande musicista, ma non c'è dubbio che fosse antisemita. Allora, facciamo una cosa, devo arrivare alla